Signore da Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 24 aprile. La Chiesa celebra la memoria di San Fedele di Sigmaringen, presbitero e martire. Ti loderò, Signore, tra le genti e annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, beatitudine dei giusti, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo, perché coloro che hanno sete dei beni da te promessi siano sempre ricolmati dall'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo, poi, compiuti il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni, detto Marco. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manian, compagno di infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alle quali li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Parola di Dio. Ti lodini, popoli, o Dio, ti lodini, popoli tutti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodini, popoli, o Dio, ti lodini, popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temono tutti i confini della terra. Alleluia, alleluia. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù esclamò: «Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Parola del Signore. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, perché e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. O Dio, salvezza eterna di chi crede in te, fa che, confortati da questo sacramento pasquale, giungiamo senza timore alla luce della tua casa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Fedele a Sigmaringhi, vi benedica di onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.